Ciao Ayu, buongiorno a tutti quanti, buongiorno. Stamattina non voglio parlare di calcio, ma vorrei essere solidale per quell'incidente che è successo ieri nel pomeriggio a Bologna. Siccome che sono anche io un trasportatore, sono un autista, ragazzi, se voi guardate l'incidente che è successo ieri, è una cosa spaventevole, veramente io non ho parole. Allora, non, su questi casi non bisogna dare nessun giudizio, nessuna critica, chi è stato, chi non è stato, perché lì si è visto da parte della cisterna o è stato un malore o è stata una distrazione. Però diciamo, ragazzi, io sono indignato su questo, perché voi immaginate, da chi sta, immaginate, noi in Italia abbiamo un sacco di problemi, ma sul codice della strada stiamo rovinando, perché lo Stato, grande il PD, sul codice della strada hanno messo leggi, regole solo per incassare soldi. Si sono inventati la patente a punti, e ognuno che scala i punti, basta che va alla scuola guida, si caccia i soldi e si prende i punti e ricomincia un'altra volta, e si sono inventati, e non abbiamo risolto un problema, niente. Anche con tutto ciò, sì, voi dite la percentuale, si è ribassata la morte di percentuale in Italia, sì, ma non vuol dire che hai risolto il problema con la patente a punti. Lo stesso, non hai risolto niente. Poi un'altra cosa, ci hanno fatto fare la patente professionale, altri soldi. Comunque, ogni cosa che si inventa lo Stato è tutta per soldi. Però sul codice della strada non mette leggi, non mette regole. Allora, già per un mezzo pesante già non dovrebbe percorrere una certa velocità oltre, diciamo, gli 80 km all'ora. Uno, non dovrebbe percepire quella velocità. Uno. Poi dovrebbe camminare scortato, perché ragazzi, una cisterna di carburante che sia 250 quintali, 300 quintali, 200 quintali, ragazzi, quella è una bomba. E infatti, come è successo a Bologna, è una bomba. Questi mezzi devono camminare scortati a una certa velocità, ma devono essere scortati, perché gli autisti, noi autisti, in certo senso, non è che siamo stupidi, noi siamo tutti professionali nel lavoro, siamo tutti, diciamo, che stiamo attenti a come dobbiamo camminare, in certo senso, non è che siamo stupidi, non è quell'autista di ieri che ha camminato con la cisterna, era così stupido, là qualcosa è dovuto succedere. Però, tornando un'altra volta al codice della strada, specialmente sui mezzi pesanti, il 50%, un po' l'abbiamo la colpa noi autisti, perché non ci facciamo rispettare dalle aziende, e il 50% delle aziende perché non ci pagano, perché non vogliono cacciare i soldi, perché dobbiamo fare più viaggi, dobbiamo fare più ore, perché per guadagnare qualcosa in più. Ma perché non torniamo gli stessi soldi che prendevamo con la lira? Noi dobbiamo prendere gli stessi soldi che prendevamo con la lira e rispettare le regole a una certa ora. Quando hai finito di fare le tue 8 ore, 9 ore di guida, devi spegnere il camion, devi fermarlo e basta. Già su questo in Italia, una certa parte, già vediamo che stanno facendo i parcheggi, stanno occupando tutto, e già di sera vedo che già pochi camion camminano, sia sul lato frigorifero, sul lato centinato. Però ragazzi, il problema è questo: è inutile che tu mi metti leggi, patente a punto,
perché ci vogliono i soldi per recuperare i punti, ci vogliono che altro, CQC, patente professionale e compagnie belle. Questo lo Stato fa tutto per incassare soldi, solo soldi, è tutto un finità di guadagni. Però sul codice della strada non c'è severità, nel senso, non lo so, come fanno in Inghilterra. In Inghilterra se succede un incidente grave ci sta la galera. In altri paesi il codice della strada è più rispettabile. Sì, magari dite voi, sì, fanno lo stesso gli incidenti, ma bisogna valutare. Poi un'altra cosa, se voi vedete il video, se poi vedete il video, nella colonna non c'è nessun mezzo che mantiene la distanza fra l'uno e l'altro. Sono tutti ammassati l'uno con l'altro, non c'è una certa distanza. Voi pensate che se il centinaio che è stato urtato, no? Il mezzo che è stato preceduto, se voi prendete, avesse avuto una distanza di 100 metri, 300 metri, nell'urto non andava sulla bisarca, magari teneva spazio nell'andare avanti. Non so se vengo l'idea. E se tutti i mezzi mantenessero una distanza di 300 metri, proprio 400 metri, io penso di un tamponamento, oppure si potrebbe evitare qualche cosa da come è successo ieri. Si potrebbe evitare, una. Poi un'altra cosa, in Italia, ragazzi, sono anni e anni sti lavori di merda. Non sono mai capaci di finire un lavoro. Da qua oggi sfaltano un tratto di strada, oggi sfaltano un tratto di strada, domani sfaltano un altro. Non ho mai visto in questa nazione, ma 6-7 mesi non vedere lavori. Vai sulla A1 e trovi lavori, sulla A14 e trovi lavori, vai sulla A56 e trovi lavori. Dove vai? La Genova sono anni e anni, sempre lavori. Non so, allora, ma dico io, ma sti lavori non finiscono mai. Sulla E45 lavori, la Perugia Cesena, non si può, con i mezzi pesanti non si può proprio camminare. Allora, per evitare, allora, io poco tempo fa ho fatto un viaggio ho fatto Cesena Perugia, il Verghereto. Ragazzi, il Verghereto con un mezzo pesante, con carico, devi farlo a 40 all'ora. A 40, perché sennò tutta la merce che hai dentro si ribalta tutto. Nemmeno a 70 puoi camminare. Poi devi camminare a 40, proprio perché deviazioni, lavori, buche, fossi. Ma è una cosa incredibile. Allora, il nostro Stato non fa niente se prima non ci guadagna i soldi, è tutto un magna magna. Loro pensano prima a rubare i soldi dei cittadini italiani, poi per il resto non fanno un cazzo, non fanno niente. E ho detto, la patente a punti, CQC, compagnia belle, è solo un a proposito per fare soldi e basta. Che poi i poliziotti si divertono pure, ti fermano, 2 punti, 3 punti, 4 punti, 5 punti, si divertono. Allora, a che serve? Non serve a niente. Siamo sempre lì, perché non ci sono regole. Magari qualcuno di voi sta dicendo, ma tu stai facendo il video, stai guidando, sì. Ma io ho le mani sul volante, gli occhi sulla strada e sto facendo il video con voi. Non è che sto qua, mi sto qua fissando il guido e fisso voi. Già è diverso, poi io non ho niente in mano, il telefono in mano non ce l'ho. Sto guidando, si dice, sta guidando, sì, ma io il telefono in mano non ce l'ho. Sto sugli occhi sulla strada, sto guardando la strada, ma in un certo senso sto facendo anche il video. Non è che mi sto mettendo a guardare voi soltanto il video. Questo è il discorso.
Avete capito? Questo è il discorso. Vedete, i padroni della strada si fermano, non sono rispettosi, si fermano. E che volete fare? Comunque ragazzi, questo video mi dispiace, voglio essere solidale, condoglianze per i morti e i feriti che è successo a Bologna. Mi dispiace veramente perché sono cose che non dovrebbero succedere, non dovrebbero succedere, perché è assurdo, come si fa? Io ho visto quel video, l'ho visto 50 volte, non riuscivo a capacitarmi, ma l'autista della cisterna, non lo so, non vorrei dare un giudizio, ma non lo so, ma se si è sentito male, magari si era distratta proprio per il telefono, o magari non so, è successo qualcosa, che magari sul sistema frenante non è riuscito a frenare. Però i mezzi pesanti non hanno solo un sistema frenante, hanno più di un sistema frenante, Comunque ragazzi, non so veramente, mi dispiace tantissimo, perché è assurdo perché perdere la vita per un lavoro che non abbiamo sicurezza, veramente. Mo adesso vi faccio vedere, ci deve scappare sempre prima il morto, prima ci scappa il morto e poi ci sono le come si dice, i controlli più pesanti, ci sono i controlli, ci sono più poliziotti sull'autostrada e compagnia via dicendo. E poi giustamente poi dicono che danno sempre la colpa alla velocità, ma la velocità è relativa, è un certo senso, perché pure se cammini veloce e hai gli occhi sulla strada e se vedi il pericolo tu lo anticipi. Però se tu apporti una certa velocità ma sei distratto, si sa che tu giustamente, come hai tamponato, hai fatto guai, rovina. Questo è il discorso. La velocità fa parte, cioè, diciamo, è importante, però è un conto che anche se quella cisterna, invece di andare a quella velocità, pure se andava a 60 km all'ora, l'impatto era uguale violento. L'impatto era uguale violento. Magari voi dite, ma quello non scoppiava la cisterna. Può essere sì e può essere no, però lo tamponava lo stesso. Comunque ragazzi, a me mi dispiace un sacco. Io in questo paese fanno regole sempre per un magna magna. Sul codice della, devono cambiare il codice della strada. Il codice della strada devono cambiarlo. Non serve a niente fare GQC, patente a punto, anche la velocità. Ma ci voglio, specialmente per i mezzi pesanti, ci vuole più sicurezza. Per esempio, come ho detto prima, sul trasporto ADR i mezzi devono essere scortati. I mezzi ADR devono avere una certa velocità, non superare gli 80 km all'ora e devono essere scortati, portarli anche a 70 km all'ora, pure a 70, però devono essere scortati ragazzi. I mezzi pesanti, specialmente con la patente ADR, devono essere scortati come un trasporto eccezionale. Magari quello è piccolo perché ragazzi, una cisterna, ve l'ho detto prima, che sia 60, che sia 50, che sia 80, è una bomba. E infatti quello che è successo io, ma voi avete visto quel ponte? L'ha trucidata, quel ponte l'ha trucidata. Avete visto la lamiera nel quando è poco nel caduto? La lamiera si è squarciata proprio come una sottiletta. La lamiera si è squarciata proprio come una sottiletta. E lo scassino del cane non c'era più, non c'era niente più. Ragazzi, io comunque ho fatto questo video solo per dare, diciamo, dopo che ho detto la mia, per solidarietà, faccio le condoglianze ai morti, alle famiglie dei morti, e solidarietà ai feriti, che speriamo che non succeda mai più una cosa del genere.
Io vi saluto a tutti, buona giornata. E ragazzi, se vi è piaciuto il video, mettete un like, iscrivetevi sempre al mio canale e speriamo che le cose siano sempre più migliori. Ragazzi, vi saluto, ciao, buona giornata a tutti.